Fino a che punto si può decifrare una persona che vive accanto a noi? Se è vero, sa. Guarda te, per esempio. Ti conosco da tanti anni, ma ancora da capire se ti sei deficiente sul serio o se ti fa apposta. Questa è la storia di Loredana Martinuzzi. Per i suoi vicini, per i suoi amici, per i suoi colleghi. L'uomo cappio per tutti! Era la persona più amata e stimata che potesse esistere. Eppure una mattina Loredana Martinuzzi prende il suo carretto per andare a fare la spesa in un grande supermercato, sparisce e di lei non si hanno più notizie. Oh, cominciamo bene la giornata, oh! Loredana Martinuzzi, una vita intera trascorsa nell'amata Venezia. Donna per bene, vicina esemplare, amica perfetta. Quale miraggio può averla spinta a lasciare la sua tranquilla via Garibaldi dove abitava per raggiungere la giungla dei grandi centri commerciali della terraferma? Loredana Martinuzzi, l'ennesima vittima del 3x2. Lori, ho detto, non posso accompagnarti stamattina al supermercato, mi dispiace, ma non ho neanche chiuso occhio stanotte. Avevo tutto un dolore davanti e di dietro, qua, come un pugnale, vero Sergio? Ho fatto l'ottoada, il nottoada, cosa tu chi capisci? Una volta che andiamo in televisione parla in italiano, non si dice nottolata. Per me ha capito manco di prima. Allora Sergio, fa un piacere, fammi un massaggio qua da Drio, perché con un dolore che neanche non respiro, guarda. Sono andata anche dal dottore stamattina, ho un deficiente quello, Mi fa, signora! Ancora lei è signora, l'artrosi è, bisogna che se la tenga. Muore, veccia, ti sei dio di ventarsia. E guarda se mio marito mi fa un complimento. Qua mi fa male. Qua mi fa male? Sì, qua mi fa male. Per forza, è la cosa che c'era, che vengo il cavo a tappi. Allora dove che c'era andato a finire? Insomma, Lori, non posso accompagnarla. Lei si è impuntata, vado da sola. E non è più tornata! Oh, che impestato caso! Loredana Martinuzzi, di 57 anni, faceva punture a domicilio. Oh, date una calmata, che dici? Però rivendeva un attimo l'idea, no? Ma ti ha mai fatto fare una puntura da sta qua? A me no, però ho sentito di tanta gente che si è fatta fare. Da gente che si è fatta fare? Ma chi? I pazienti e i vicini la ricordano con affetto e simpatia. Aveva detto, signor Pino, si prepari che arrivo. E io mi sono preparato e sono ancora qui che aspetto. Quella mattina toccava di qua, vede? Puntuale da 15 giorni, ore 8:45, Zac! Era così brava che faceva le punture con la fionda dal balcone. La signora Lori ha fatto qualche puntura anche a me e devo dire che mi sono trovato sempre bene. Oh, mi raccomando che non sia come ieri, ti mica da gesso da presa. Poi era una che sterilizzava sempre tutto pulito, una vera professionista e di questi tempi è una cosa importante. Sì, la signora era passata qui al bar anche quella mattina e mi aveva ordinato come al solito il King Kong, China Cognac, perché la signora beveva. Beveva! Cercava di fare le cose di nascosto, ma beveva fisso! Ea, e ti niente, ma ti sei mai davanti anche a banca? Ti sei tutto il giorno qua? E non sei bì! È da questo imbarcadero che Loredana Martinuzzi, di 68 anni... 68? Non c'era 57? Ma io stesso, di 68 anni si imbarca alle 9:55. Le 9:55? Come ti fa? Ti ripassa quando chi vuol? 9:55 per raggiungere Piazzale Roma. Ma Piazzale Roma vi sarà mai arrivata? Effettivamente la signora io me la ricordo, perché quella mattina è salita a bordo, saranno state le 9:37. E mi ricordo perché abbiamo litigato, perché lei non voleva pagare il biglietto per il carrello, no? Ho detto, vero capitano, si ricorda? Questo è scomparsa! Signora! Nozzo! Sì! Ho anche litigato, ci ho detto, signora, guardi che io sono pubblico ufficiale, se faccio una multa! Comunque la signora sicuramente è arrivata a Piazzale Roma, saranno state le 10, le 10, dai, 10! Cicci, dai che andiamo, forza! È vero capitano! Vai a controllare i biglietti, Cicci, vai a controllare i biglietti! Mi scusi perché devo lavorare, vado avanti capitano! Vai avanti! Forza, next stop, Giardini! Ma allora, che fine può aver fatto la signora Lori? Cosa c'è dietro questa scomparsa che ha gettato tutti nell'olore più profondo? Un operaio sostiene di aver sentito una strana conversazione tra la signora Lori e un misterioso personaggio che l'ha avvicinato. È lei che dice di aver sentito la signora Lori parlare con un tipo? Ma di fa lei che dice di aver sentito la signora Lori? Non sento! Non sento niente! Lei sa che...
Cosa sappiamo di questo misterioso personaggio? Potrebbe essere quello stesso operatore ecologico con il quale il giorno prima Lori aveva litigato violentemente? Mi mette a banana, signora, ma se rende conto? Ascolta, fantuinti, se così pignolo con tutti, io ti devo farmi proprio un esame frutto per frutto di scoasse, ma non so. Ma se io... E essere l'unica deficiente, non avevo capito che raccolta differenziata. Ma guarda sta qua, e questo guarda se sei permesso, posso... come che butta le roba dentro scoasse? Non dai, non massa che ben prima c'era tutto scoasse, no, adesso raccolta differenziata, cosa serve? Dimmi. Serve perché si ricicla. Oh! Si riutilizza! Ma cosa mi vuoi contare fiabe, vai, che dopo butti tutto sul stesso muccio. Allora, dai, uno, dai, due, tre, quattro. Quattro bottiglie di Glen Grand, signora. Mi serve per ustrare piante. Per ustrare piante? Cosa è una sera? Ascoltati che finito, tirami fuori tutta la roba del sacchetto, tutto sto posto di geni qua, che vedi cosa che godisco asci. Vabbè, alla signora. Allora, per oggi va ben così, però mi raccomando, allora che se domani... Se domani cosa? Ascolta un po', tutta sta roba qua ti mi asci qua adesso. Scusa, se scuola sei su, è un'ora mica che tira su Mino, tutto quanto. Ma posto, se Simo. Roba sua sta qua. Morio vergine. Mi raccomando domani, signora, hai capito? Per oggi siamo a posto così, però se domani... Garito a spasì. Parole che risuonano come una minaccia. Ma una cosa sappiamo con certezza, la signora Lori, prima di scomparire, ha prelevato 1 milione al bancomat. Perché? 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 Guardi, non mi faccia dire cose... Giocavo! Ecco, è il solito, è il solito. È vero, guardi, giocava tanto. Oh. All'otto, al super e all'otto, al gratteni. Lei quando vedeva giochi basta, non capiva più niente. Una brava persona, altro. Sa, simpatica, sempre con la battuta pronta. Ma ciò, passava mattinate intere al bar a giocare a videopoker. Aveva persino il gomito da slot machine. In questi anni si è mangiato un patrimonio. Intanto, dopo la denuncia di scomparsa, i carabinieri di Venezia conducono numerose ricerche in varie direzioni, ma senza esiti significativi. È come se la signora Lori fosse stata inghiottita nel nulla. Ho puntato a corrido! Un'argentina sospetta! Ma lei ha avuto il senso di serial killer! Ma se capisce, chi l'ha nascita? E se l'ha scordata qua? Ma lei c'è sta pure un numero! Qui, appuntato! 0347 45 79 o 228! Uè, lunga assai, ehi! Scusasse, ma lei mi suona il cellulare! Pronto? Pronto! Pronto, ma finita, battevo, ma te teniamo sott'occhio! Eppure noi te teniamo sott'occhio! Ma come sarà battivo? Ma con quanto siete? Siamo in due! Eppure noi! Marescià, mi ha chiamato killer! Killer stanno in due! Appunto, non perdiamo la calma! Pronto? Pronto! Dove ho trovato adesso? Noi siamo sul luogo del delitto! Marescià, appunto! Chi lo stanno qua? Mannaggia, a morti chi lo stanno qua? Muoviamoci con circoncisione, siamo di fronte ad una mente superiore. Ma ecco che a far luce in questo intricato mistero un super testimone, Franco Boscolo, che preferendo mantenere l'anonimato chiameremo Ted Kilimangiaro, dichiara di aver visto la signora. Ovviamente questa è una maschera, non è il suo vero volto. Mi raccomando, mantenete l'anonimato più completo su quanto sto per dire. Mia moglie non deve saper nulla di ciò che sto per dire. Non si preoccupi, su, si faccia coraggio e ci dica. Io frequento spesso locali a luci rossa e lì ho incontrato molte volte... Com'è lì che ha visto la signora Lori Martinuzzi? Chi? La signora Loredana Martinuzzi. Scusi, e chi è? Non stiamo trattando il caso del giocatore di calcio. Stop, sbaracchiamo tutto, dai. Ma chi sei che ha mandato questo super testimone? Ah, non mi raccomando, l'anonimato, l'anonimato. No, non si preoccupi, signor Franco Bosco, adesso la riporteremo a casa sua in via Cesare Battisti 31, terzo piano, interno 7. Non si preoccupi, dai, andiamo via, fioi. E aveva conosciuto ultimamente un vedovo ad una festa per anziani e aveva perso la testa. È che a me quel tipo non mi è mai piaciuto, guardi. Solo che non andavano a vivere insieme perché avevano paura di perdere la pensione di reversibilità. No? Volete lanciare un appello? Sì, grazie. Amadi. Presente. Bontempo. Presente. Gastaldi. Presente. Martinuzzi.
Assente. Sì, Sergio, però non sta a mangiare tutto il prosciutto, che dopo ti metti sia il minestrone, no? Oh, che impestato sto caso. È caso si impestai, ti, no? Cioè, vedova. Probabilmente con debiti, l'usura. Bravo, inseguito da un usuraio. E chiede aiuto a chi? All'amante. Che chiaramente è inserito nella malavita. Che si è dei mesi servizi segreti, per caso? E a Cia! No, 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 mi scuderia a Cia. No, mi provaria a sentirla. In fin dei conti abbiamo sempre buona linea diretta. Ti sei un ex di Cia? Sì, ma non mi assento. Non mi assento, Carlo. Dai, proviamo. Cia! Lo sapevo, amico, che serve a Cia sempre a disposizione. Chi se sparia è Loredana. Invece da tanto in giro che avevi provando al supermercato dove si andava a fare spese. Ciao! Venezia non ha più i suoi negozi. Ogni anno milioni di veneziani diretti verso i centri commerciali di terraferma si smarriscono e non fanno più ritorno. Il prossimo potresti essere tu. Maria Vergine benedetta, anche 100 volte che ho domandato all'autista Coco, siccome guarda il panorama, se giusto sto autobus. Sì, sì, signora, e avvisami così affermata. Dove mai smontacco a fare mengo? Ma se è un centro commerciale grande, lo vede subito. Guarda, 3 giorni che sono dispersa, come faccio ad andare a casa? Ascolta, a mali estremi rimedi, ciao. Hello, ciao bello! Ciao bello, hello!